piccolo preambolo per raccontare un po' da dove parte questo progetto. È stata citata più volte all'inizio della giornata una delibera CIPE, la 135 del 2012, noi l'abbiamo mandata a memoria, che è quella nella quale in qualche modo veniva dato il primo avvio al tema del 5% all'epoca, poi ridotto di un'unità percentuale successivamente in termini di azioni di supporto allo sviluppo, al diciamo, rilancio socio-economico del territorio colpito dal sisma del 2009. In quella delibera era esplicitamente citato il progetto che vi sto raccontando. Lo dico in questo modo perché deve essere, per noi è stato abbastanza importante essere ingaggiati, diciamo, essere chiamati a dare una risposta da subito nell'ambito della prima azione che si metteva in campo, riconoscendo nell'università, diciamo, un attore privilegiato nella possibilità di creare una relazione sinergica tra i città e le sue istituzioni, in questo caso di ricerca e di formazione, in modo tale da avviare un percorso di sviluppo. E da subito ci è sembrato naturale e opportuno indirizzare questo sviluppo nella logica di creare all'Aquila una città laboratorio, quindi un sistema locale che fosse in grado di attrarre l'attenzione di altri attori esterni, ovvero un acceleratore di opportunità. Quindi questo è stato il punto di partenza di questo progetto, e l'abbiamo fatto, diciamo, utilizzando due principali assi. Gli assi erano le competenze a disposizione del sistema locale, competenze scientifiche, di ricerca e di capacità di trasferimento tecnologico, e la volontà di creare infrastrutture capaci di raccogliere l'attenzione della comunità scientifica nazionale e internazionale perché fossero, diciamo, oggetto di attività che arrivassero sul territorio. Questo era l'obiettivo principale. La nostra rettrice ha parlato prima di che cosa c'è alla base. Alla base c'è un'infrastruttura, cioè c'è un anello ottico che in realtà ha diverse misure. Adesso vi dirò poi quale stiamo sperimentando in questo momento e cosa ci aspettiamo per il futuro. L'espressione maggiore dell'anello nella sua massima lunghezza è di 21 km, ma possiamo costruire anelli di dimensioni anche variabili. L'anello nasce anche per collegare le realtà della pubblica amministrazione locale con una tecnologia ottica che sia in grado di mettere a disposizione lo stato dell'arte dal punto di vista della connettività, e questo è uno degli obiettivi del progetto, ma è anche l'anello nel quale si dispiega un'attività sperimentale qualificata di un gruppo di ricerca. Come dicevo prima, è importante avere competenze localmente per poter sostenere queste iniziative, che ha competenze riconosciute a livello internazionale sui sistemi ottici innovativi e che quindi sta sviluppando attività sperimentali significative di cui vi parlerò più avanti. Sinergia con altre attività in corso nella città. Si è parlato del tunnel dei sottoservizi, ha portato sicuramente problemi, ha incrociato la storia della città in alcuni scavi dovendola, come dire, dribblare per poter avanzare, ha creato e sta creando anche delle difficoltà al reinsediamento urbano, ma è anche una un'infrastruttura fondamentale per il futuro della città. È una flessibilità nell'uso della città che sono certo verrà valorizzata in futuro. Oggi noi la stiamo pienamente utilizzando per la prima, è una parte importante della prima sperimentazione ottica, che è una fibra molto importante, di cui vi parlerò tra poco, che è stata dispiegata e che verrà a breve inaugurata. Restiamo un attimo però nel progetto. Il progetto parte con l'idea quindi di stratificare sopra questa infrastruttura di comunicazione ottica componenti di comunicazione radio e, diciamo, progetti pilota che a noi servivano per dimostrare come la verticalità del sistema fosse in piedi, cioè che si potessero mettere su servizi realmente orientati a un concetto di città smart, e lo abbiamo fatto intercettando vocazioni territoriali e ancora una volta vocazioni storico, artistiche e culturali del territorio. Quindi sono stati attivati tre progetti, il primo che è il monitoraggio strutturale degli edifici e più in generale delle infrastrutture. Il secondo che è il building energy management, quindi la gestione energetica degli edifici, e il terzo è la valorizzazione dei beni culturali attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Erano tre ambiti che in un modo o nell'altro erano nel DNA del sistema locale. Il primo, se volete, è obtorto collo, ma di fatto rientra nella logica di creare opportunità da condizioni altamente critiche, e gli altri due che sono temi molto sentiti e molto coperti da un punto di vista scientifico locale. Ecco, li cito e li sottolineo perché vedremo a breve come aver impostato
le cose in questi termini, in termini di azione pilota, poi ha avuto un riscontro importante successivo. È molto importante per me sottolineare un fatto: il progetto è un progetto che non è coordinato e guidato da me stesso, io faccio un'azione di raccordo e di indirizzo, ma c'è un gruppo importantissimo di persone che collabora con me, che vedete qui rappresentato. È una scommessa anche in termini di Ateneo, perché sono state selezionate e individuate persone di generazione pari alla mia, diciamo, non mi considero giovane, ma diciamo, rispetto a questo tipo di progetti sicuramente è importante la spunto, la forza e la proiezione che possono dare attività svolte e sviluppate in collaborazione con persone giovani, e ognuno di loro segue un settore, li vedete qui rappresentati in alto, l'acronimo SHM sta per monitoraggio strutturale degli edifici in inglese, e ognuno di loro sta dando un contributo fondamentale allo sviluppo del progetto. Per evitare di essere autoreferenziali, rischio che in questi casi, quando si è con la testa bassa a cercare di fare attività così importanti e di alta responsabilità, ci siamo dotati di un comitato scientifico che periodicamente viene ad osservarci ed emette un report che per noi è molto prezioso, perché ci indirizza e ci permette di aggiustare il tiro e di migliorare le prestazioni e le performance di progetto, ed è un comitato scientifico che si riunirà di nuovo in ottobre quest'anno e che si è riunito 2 anni fa. Ecco, il progetto, non vi ho detto, parte ad ottobre 2014 e ha il suo termine naturale previsto al momento per il 31/12/2021. Ecco, questo è il workshop organizzato, vi dicevo, con il primo workshop organizzato con il comitato scientifico, il secondo si terrà ad ottobre. Ecco, in questo contesto, l'ha citato prima la nostra rettrice, in questo contesto approda all'Aquila la sperimentazione 5G, un'opportunità ulteriore per il territorio. È molto importante sottolineare che tipo di caratteristiche ha questa sperimentazione, perché in Italia, come vedete, tocca 5 città. L'Italia ha deciso di rispondere alla chiamata della Comunità Europea non con una città entro il 2020, ma con 5 città entro il 2020, una volta tanto ha inteso rilanciare rispetto alla richiesta minima dell'Europa. E l'obiettivo non è tanto e soltanto quello di verificare tecnicamente, tecnologicamente, che ci siano i presupposti per mettere in campo il 5G, assolutamente non è questo. L'obiettivo è quello di cercare di utilizzare questa tecnologia come fattore abilitante per nuovi modelli di business che abbiano ricadute economiche e sociali sui territori nazionali e comunitari. Questo è l'obiettivo dell'Europa, vero? Quindi la tecnologia diventa tramite per un recupero della capacità del governo di business, di modelli di business che oggi ci passano sopra la testa e rispetto ai quali abbiamo perso anche completamente la sensibilità di relazione di causa-effetto rispetto alle cose che facciamo e quale tipo di business queste alimentano, no? Nella produzione dei dati e nel governo delle nostre vite quotidiane. Quindi, detto questo, è un passaggio molto più importante di quello di una mera verifica di fattibilità tecnologica. Quindi noi in questo senso l'abbiamo accolto con grande attenzione e stiamo cercando di dare un contributo il più possibile, come dire, ispirato e collegato alle attività in corso nella città dell'Aquila. Ecco, il 5G in 3 parole pretende di andare a colmare lacune importanti che le precedenti tecnologie di comunicazione hanno lasciato in campo, che sono risultate essere fattori di blocco significativi per quei modelli di business, per applicazioni, come dicono gli anglosassoni, safety critical e mission critical, cioè laddove ci sono requisiti di affidabilità e di qualità che devono essere assolutamente garantiti. Ecco, in questo ambito il 5G si propone di superare quei limiti e noi lo stiamo cercando di accompagnare adeguatamente. Come sapete, la sperimentazione in Italia è stata assegnata nelle 3 aree a 3 operatori diversi, a 3 partenariati diversi. Quello dell'Aquila è coordinato da Wind3 e Open Fiber, e qui sono rappresentate i centri di ricerca, le realtà coinvolte e i partner industriali coinvolti in questa sperimentazione. È chiaro che per la dimensione che ha e per l'aspettativa che c'è, potete immaginare che il richiamo sia forte anche per partner di dimensioni e di visione rilevante. Li vedete qui rappresentati, non sto neanche a sottolinearli.
I casi d'uso che sono stati richiamati, utilizzati, messi in campo per una dimostrazione di efficacia e di capacità del 5G rispetto ai domini applicativi dai quali ci si aspetta di più, sono qui rappresentati. Io cito soltanto i due bordati in blu, perché sono i due che, guarda caso, sono quelli che noi avevamo già messi in campo nel nostro progetto finanziato dal programma Restart, finanziato dai fondi per il 5%, che sono stati immediatamente raccolti come di interesse e un fattore abilitante per la sperimentazione locale, e stanno diventando sempre più solidi e quelli che stanno in qualche modo guidando in modo importante la sperimentazione, e sono il monitoraggio strutturale degli edifici e la valorizzazione dei beni culturali. Ecco, qui è rappresentato come i tre casi d'uso progetto finanziato con fondi del 5%, Building Energy Management, monitoraggio strutturale e ICT per i beni culturali, si mappano su questo triangolo, che è il triangolo nel quale sono in qualche modo rappresentate in modo sintetico le capacità del 5G. In basso a sinistra l'internet delle cose massivo, vuol dire fino a 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato che sarà possibile governare attraverso il 5G. In basso a destra i sistemi ad alta affidabilità e con garanzia di qualità assoluta, e in alto i sistemi che hanno una richiesta di banda molto molto significativa. Ecco, i tre casi d'uso del progetto Incipict, nato prima che il 5G fosse ancora messo in campo, si prestano ottimamente a misurare le capacità di questa nuova tecnologia. Questo è un fatto interessante che abbiamo riscontrato. Non entro nel dettaglio, se non per dirvi che il monitoraggio strutturale, ad esempio, prevede, e lo stiamo già diciamo utilizzando, di dispiegare una tecnologia di sensori accelerometrici distribuiti in al momento 5 edifici, sono 3 di proprietà dell'università e 2 di proprietà dell'amministrazione comunale, nei quali chiaramente grazie alla collaborazione con i nostri colleghi strutturisti si individua, si progetta la rete di monitoraggio, si collocano i sensori in posizioni adeguate e si interpretano le informazioni in modo tale da dargli tutto il valore possibile. Questo processo oggi richiede un passaggio fondamentale, che è quello dell'ottenimento del modello agli elementi finiti dell'edificio, di quello che va oggi in moda chiamare come digital twin, no? Un modello che rappresenta le stesse caratteristiche strutturali dell'edificio, ma è una simulazione dello stesso. Perché si deve ottenere questo? Perché altrimenti i dati che si ottengono dai sensori non si riescono a correlare, a mettere a fattor comune con le prestazioni attese dell'edificio. Ecco, il nostro obiettivo, e stiamo lavorando in questo senso anche grazie a una rete qualificata di collaborazioni internazionali, è rinunciare al modello e sovracampionare temporalmente e spazialmente il fenomeno per avere poi la possibilità, grazie ai dati e alla ricchezza di informazioni, all'overhead di informazioni, di identificare potenziali vulnerabilità. Capite che questo ha un impatto fenomenale sulla utilizzabilità del modello, perché lo posso utilizzare in qualsiasi edificio, non deve essere un edificio per il quale posso spendere risorse economiche, di tempo e di capacità necessarie per sviluppare un modello agli elementi finiti, che è talmente oneroso che alla fine si applica soltanto per edifici strategici o di particolare pregio storico o artistico. Quindi questo è un obiettivo di ricerca importante. La palestra naturale che abbiamo avuto è la cattedrale di Santa Maria di Collemaggio, la basilica che abbiamo monitorato dal 2010 sostanzialmente, fino a che non sono iniziati i lavori di ristrutturazione, ci ha dato tantissime informazioni, e poi tutto questo lo abbiamo potuto portare dentro il 5G e lo abbiamo potuto misurare con le capacità che questa tecnologia mette a disposizione. Oggi, che cosa stiamo facendo? Oggi stiamo utilizzando la bassissima latenza con la quale il 5G trasferisce le informazioni dal punto in cui vengono raccolte al punto in cui vengono elaborate, parliamo di qualche millisecondo garantito, in modo tale da avere una capacità di reazione immediata all'evento sismico, sia nella logica del singolo edificio, immaginandolo dotato di una capacità di automazione significativa, che quindi può reagire prima ancora che la mediazione antropica, l'intervento della persona, possa fare delle azioni, predisponendo al meglio l'edificio alla gestione dell'evento sismico in corso, sia in una logica multiedificio, una logica cittadina, una logica di territorio, nella quale un edificio è sentinella per tutti gli altri e permette di sviluppare una onda di informazione che precede l'onda sismica,
di quanto la precede, dipende dalle caratteristiche del sisma e dalla distanza a cui ci troviamo dalla zona epicentrale, ma permette di fare tutta una serie di operazioni importanti che, diciamo, stiamo mettendo a punto e che il 21 saranno oggetto già di una prima ispezione del Ministero dello Sviluppo Economico su questi temi. Beni culturali, potete immaginare quali sono le tecnologie e gli aspetti, stiamo lavorando in questo senso all'utilizzo di realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione dei beni culturali, e qualche numero sul progetto è importante darlo, perché è un progetto che parte nel 2014, oggi si trova a circa il 70% del suo percorso e ha avanzato la spesa per circa il 50%, quindi è un progetto che è già in campo da tempo, è un progetto che ha già visibili attività che diciamo, per noi questa è un'occasione molto preziosa di mostrare. Una di queste la vedete riportata qui in alto a destra nella rete dei sottoservizi con il collega Cristian Antonelli, che segue la parte relativa alle comunicazioni ottiche, una delegazione di un'azienda giapponese che si chiama Sumitomo, che ha deciso di scegliere L'Aquila, la sua rete, il suo tunnel, la sua capacità di mettere in campo infrastrutture sperimentali per realizzare un'attività di test di una fibra ottica multicore, si chiama, estremamente innovativa, che oggi non è stata mai messa in campo ancora in un contesto urbano realistico, è stata, diciamo, qualificata soltanto in ambito laboratoriale. Ecco, il 6 di giugno, alla presenza del sottosegretario Crimi e dell'ambasciatore giapponese, all'Aquila ci sarà la cerimonia di inaugurazione e questa infrastruttura già porta all'Aquila il giorno successivo i principali diciamo, ricercatori in questo ambito a livello mondiale, e siamo sicuri attrarrà l'attenzione dei loro gruppi di ricerca per venire a fare sperimentazioni in questo ambito. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, sono alcuni primi riscontri di come la città sta cercando di mettere in campo le soluzioni di attrazione dell'interesse della comunità scientifica. In basso riporto un evento che per noi è stato significativo, ovvero abbiamo presentato, parliamo di 2017 ormai, abbiamo presentato alla città la sperimentazione 5G e ci siamo ritrovati l'università invasa non da competenti del tema, non da ricercatori, ma da cittadini. Questo è stato un segnale fondamentale che ci ha dato il riscontro del fatto che la città si aspetta anche dall'università e dai sistemi di ricerca e formazione che la animano un indirizzo e una, diciamo, un'azione di rilancio. I numeri è importante citarli in questa fase perché siamo già in una fase avanzata, li potete qui leggere, sono sigle che magari per qualcuno sono astruse, ricercatori RTD sta per ricercatori a tempo determinato, vuol dire aver messo in campo giovani che sono cresciuti con questo, diciamo, con questo imprinting di progetto e che quindi stanno continuando ad animare questo tipo di attività. Concludo dicendo che vorrei far vedere che cosa, come un ecosistema si sta cominciando a prefigurare a partire da questo tipo di progetti. Ecco, l'azienda cinese ZTE, che è uno dei principali player tecnologici nell'ambito dello sviluppo di tecnologie per le telecomunicazioni, dovendo posizionare in Europa un primo centro di ricerca e informazione, ha deciso, ricerca e innovazione, ha deciso di farlo all'Aquila dopo averci osservato per bene, dopo averci esplorato per bene e vivisezionato per bene dal punto di vista della capacità che avevamo di sostenere questo tipo di iniziativa. Ecco, questo ritengo sia già un altro interessante feedback di come ci possano essere in questi casi occasioni di, come dire, di far lievitare l'interesse, di attrarre l'attenzione esterna, che poi sono i fattori abilitanti per uno sviluppo reale del territorio. Qui ho riportato in una sintesi su una timeline che va fino al 2021, termine naturale del progetto, un po' di altre iniziative che si sono inanellate una dietro l'altra e che hanno caratteristiche simili a quelle del progetto di cui vi sto parlando. Ecco, Incubando è un incubatore di impresa in ambito di fibre ottiche innovative, di incubatori se ne fanno tanti, ma questo è significativo perché è fatto in collaborazione con l'Università di Tel Aviv. Ecco, e quelle università dal punto di vista degli incubatori hanno una loro ben precisa capacità e quindi ci è sembrato interessante che abbiano scelto noi per mettere in campo un'azione coordinata. C'è il centro di ricerca di ZTE di cui vi ho parlato, ci sono i due progetti, Sumitomo, fibre multicore, che il 6 di giugno verrà inaugurato, sopra c'è scritto Prismian, per chi conosce queste aziende è un altro grande attore dello sviluppo di reti in fibra ottica e che è anch'esso interessato, se volete anche un po' un effetto richiamo, a venire a sperimentare nella rete, diciamo nell'anello ottico dell'Aquila, la propria tecnologia innovativa. C'è il 5G con Wind 3 Open Fiber, c'è un progettino che qui è scritto in basso,
si chiama Digital AQ, nell'ambito di un'iniziativa della Commissione Europea che è Digital City Challenge, che è piccolino, però per noi è fondamentale perché è un coaching verso la digitalizzazione dei contesti urbani. Quindi la Comunità Europea ci ha messo a disposizione un lead expert che ci guarda, ci osserva e ci dice se il nostro progetto verso una città a vocazione digitale sta andando nella direzione giusta. Per noi è importantissimo perché avere un occhio esterno che ti osserva è sempre un'occasione di arricchimento fondamentale. Di Xemerge parlerà il mio collega Santucci ed è un progetto che è molto importante e che è anch'esso stato pienamente integrato nella sperimentazione 5G dal punto di vista dei trasporti, dei sistemi di trasporto innovativi, del memorandum of understanding con ESA ha parlato la nostra rettrice ed è molto importante questo perché dopo Groningen in Italia si è scelta l'Aquila e poi l'area metropolitana di Roma per fare questa sperimentazione. Ed ultimo, ma non per importanza, è il fatto che il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni ha deciso di realizzare all'Aquila uno dei laboratori nazionali dal punto di vista delle sperimentazioni per le tecnologie ottiche innovative. Un riscontro da parte della comunità nazionale che riteniamo molto importante e significativo. Io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione, questi sono i miei contatti, per qualsiasi approfondimento.